L'imprenditore nisseno Toni Maganuco non ci sta. Non ci sta con il fatto che l'amministrazione comunale, l'assessorato alla cultura retto da Marina Castiglione, ha stanziato circa 100.000 euro per una stagione teatrale che il signor Maganuco definisce di nicchia, penalizzando gli imprenditori locali che hanno sempre realizzato delle manifestazioni, come ad esempio il Festival Città di Caltanissetta e il Memorial Nuccia Grosso. Ieri è stato sentito dalla quinta commissione consiliare e innanzitutto esponiamo anche alla gente qual è il problema. No, il problema è semplice, nulla da ridire alla manifestazione teatrale che ha un bellissimo nome, io non vorrei che si facesse confusione, non è un attacco contro questa idea che è sicuramente un'idea molto interessante, però in un momento come questo presentarsi a chi organizza manifestazioni storiche da anni o comunque istituzionalizzate con miserie il rapporto al costo degli eventi e poi vedere che si buttano tutti questi soldi dall'altra parte non mi sembra una cosa molto carina. Questo per quanto che riguarda il festival, su un membro per mettere la voce zero innanzi a una richiesta veramente ridicola di 4.000 euro per una stazione che comunque ha la sua rilevanza e che è stata istituzionalizzata da questo comune, è una cosa che francamente ci sono rimasto davvero molto male, perché comunque pensavo che con questa amministrazione si potessero portare avanti piano piano tutte le manifestazioni, non stroncarle o emarginare, eliminare tutti gli operatori del settore. Si potevano anche coinvolgere, e qui parlo delle mie amministrazioni, Giorgio Villa per speciale per quanto riguarda il teatro, ci sono anche altre manifestazioni importanti che a questo punto deduco saranno tutte stroncate, perché 100.000 euro in un capitolo striminzito come quello che è il comune è veramente poco. C'è da dire che per quanto riguarda il Memorial Nuccia Grosso gli studenti hanno partecipato ad un concorso, quindi anche divulgare la cultura tra gli studenti, inoltre devono venire importanti ospiti come Paolo Liguori, quindi i fondi servivano per gli ospiti e per il concorso. Sì, allora il Memorial Nuccia Grosso è un'idea in cui i ragazzi gli diamo un articolo da scrivere o anche da mandare in DVD, questo articolo poi viene giudicato da una giuria di giornalisti, solitamente tra questi giornalisti si mettono due personaggi di spicco con cui poi i ragazzi possono pure confrontarsi, si vincono degli stage presso le testate giornalistiche, è una cosa secondo me assolutamente culturale, che ne pensi l'assessore Castiglione, con la finalità appunto di coinvolgere questi ragazzi a conoscere meglio le tematiche della città e affrontarne i problemi scrivendo un articolo, avvicinarsi anche al giornalismo. E anche per quanto riguarda il festival, grandi nomi sono passati da Caltanissetta. Sì, il festival, il problema serio che è il festival è che essendo al livello in cui è arrivato o si ci investe, cioè deve, un'amministrazione che abbraccia un'amministrazione negli anni deve incentivarla, non strongarla, tranne che è una cosa che non piace, quello è un altro discorso, ma io non penso che qui sia necessario parlare del festival perché ha 25 anni di storia, di successi, i recenti mi pare che sono agli occhi di tutti, Manuela Paruzzi è andata ad Amici, ha partecipato al festival, Miele, anche Paola Marotta, scusate, Manuela Paruzzi è andata a Sanremo, andrà a Sanremo, mentre Paola Marotta è andata ad Amici, quindi vuol dire che comunque ce l'ha una sua funzione, una sua importanza, è qualcosa che funziona, il pubblico c'è, i successi ci sono, gli ospiti importanti arrivano, riempiamo sempre, sono quasi sempre sold out, insomma qual è il problema? La commissione consiliare cosa ha detto? Ma io la commissione consiliare ho semplicemente preso carta e penna, insieme a loro abbiamo fatto il bilancio del festival, insieme a loro, quindi non io, e abbiamo visto che con i numeri che vengono fuori praticamente la somma è assolutamente insufficiente, questo è il problema. A me dispiace perché purtroppo prima queste cose si potevano compensare perché c'era la provincia, c'era l'azienda turismo, c'erano degli sponsor, insomma più sponsor dove potevi andare a chiedere un aiuto, oggi purtroppo non ci sono, quindi il comune deve farsi, mi rendo conto di farsi carico, ma non parliamo di cifre assolutamente pericolose, sono un quinto di quello che stanno investendo per il teatro di Ovadia.